Siamo con Marco Fardin, che è un esperto di calendario Maya. Buongiorno intanto, bentrovato. Buongiorno, bentrovato. Allora, la cosa che voglio far sapere di te è che tu hai anni fa iniziato appunto a studiare questo calendario Maya e sei un po' il primo in Italia che però ha tradotto in italiano tutti i ricavati della storia del primo che invece ha studiato un po' il calendario Maya e a fondo, cioè il signor Kalleman, okay. Che è uno svedese. Perfetto, quindi lui è riuscito a interpretare questo calendario, l'ha diffuso, però non aveva tradotto in tutte le lingue, giustamente. Tu sei stato un po' il primo che hai creato un sito che si chiama tra l'altro www.coscienzacreativa.com e che ha tradotto in italiano tutto ciò che c'è da sapere sul calendario Maya. Sì, diciamo l'essenziale, perché gli articoli sono migliaia, uh-huh. E abbiamo fatto un lavoro più di sintesi. Certo, ma allora parliamo intanto, iniziamo subito a parlare di calendario Maya. Chi sono i Maya e qual è il calendario Maya per chi ancora non lo conosce? Allora, i Maya sono una civiltà mesoamericana che si era diffusa in molti millenni nelle attuali Messico, Guatemala, Belize, Honduras. Una civiltà che aveva un punto di riferimento preciso che era il tempo. Uh-huh. Loro riuscivano ad avere una affinità profonda con il tempo. Infatti hanno creato una ventina di calendari. Solo uno dei loro calendari corrispondeva al nostro calendario gregoriano, tra virgolette, che è quello di 365 giorni. Tutti gli altri calendari riguardavano la coscienza, lo sviluppo di coscienza. Loro si erano accorti che non ogni anno, ogni 365 giorni, una persona, un gruppo sociale si evolve come coscienza, ma secondo altri cicli, che non dipendono minimamente dai cicli cosmici, dai cicli dei pianeti. Uh-huh. Soprattutto sono due cicli. Uno di 360 giorni, che si chiama Tun, e un altro di 260 giorni che si chiama Tzolk'in. Lo Tzolk'in in ognuno di questi 260 giorni ci dice qual è l'energia di quel giorno. Infatti si usa soprattutto per come oroscopo. La persona nasce, sì. E ha quell'energia ed è incredibile perché è veramente la sua energia per tutta la vita. Invece il Tun è il calendario profetico, quello che in questo caso a noi interessa, certo. Perché la data finale di questo calendario, il Tun, è il 28 ottobre 2011. E non il 21 dicembre 2012. Questo calendario profetico ha un'origine cosmica che risale a 16,4 miliardi di anni fa, quindi la data del Big Bang per i Maya 16,4 miliardi di anni fa. E la cosa interessante è perché fino a pochi anni si pensava che l'universo avesse 11 miliardi di anni. Negli ultimi 10 anni è aumentata questa data, adesso siamo più o meno a 15 miliardi, quasi 16. Stiamo arrivando. Vogliamo quindi dire e ricordare e ribadire che quindi questa data non coincide con la fine del mondo, ma con un cambiamento, sì, radicale. Con un salto di coscienza, un, uh-huh, salto quantico di coscienza. Diciamo che questa evoluzione della storia della coscienza si può raffigurare come una piramide a 9 livelli. Ogni livello è 20 volte più veloce del precedente, quindi il primo livello è durato 16 miliardi di anni, l'ultimo livello, quello dove siamo oggi, dura 7 mesi. Penso. E nello stesso periodo di tempo avvengono 20 volte più cose salendo la piramide come creazione. Infatti, se abbiamo notato, dal 9 marzo 2011 a oggi, che è l'ultimo livello della piramide, sono accadute cose incredibili, ad esempio il terremoto in Giappone, la crisi delle borse, la crisi politica anche in Italia, perché c'è un incremento velocissimo di frequenza del tempo. Uh-huh. E quindi tutto questo ci porterà? Ci porterà il 28 ottobre 2011 a raggiungere il massimo stato quantico dell'universo come coscienza, nel senso che tutti i 9 livelli della piramide, tutti finiscono il 28 ottobre 2011. E quindi da lì davvero l'uomo cambierà? Avrà, sì, o non tutti, però o tutti? C'è la possibilità energetica, secondo, mm-hmm, il calendario Maya, che tutte le persone, nessuno escluso, facciano un salto di coscienza. E vadano verso la coscienza d'unità, uh-huh, non più la coscienza separativa in cui viviamo, per cui abbiamo competizione, lotte di potere, eccetera, il ricco eccetera. E il povero, queste ricco e povero, differenze così, sì, enormi. Soprattutto la speculazione finanziaria che, uh-huh, che distrugge intere popolazioni, ma andremo verso la coscienza d'unità, innanzitutto interiormente e poi anche esteriormente. Quindi un aiuto reciproco? Sì, una sorta di collettivismo. Però non più basato su, come succedeva prima, su tradizioni o su clan, uh-huh, noi comunque il nostro gruppo contro il vostro, ma nella collaborazione. E questo completa. È uno scenario meraviglioso, una specie di paradiso praticamente. Sì, perché noi come umanità nel quinto livello della piramide, che si chiamava livello regionale,
abbiamo vissuto per 100.000 anni in contatto pieno con la natura, infatti tutti hanno questa sensazione dentro, quando fanno una passeggiata in un bosco si sentono meglio che quando vanno nell'inquinamento. Ma poi ultimamente c'è proprio questo grande ritorno alla natura, al biologico, no? C'è soprattutto dall'ottavo livello, che è cominciato nel 1999, e ha sviluppato di nuovo la parte femminile del cervello e anche della vita, ovvero le discipline bionaturali, l'olismo, la naturalità, l'accoglienza, meno la parte razionale. Infatti è anche nato per esempio internet, nel 2005 è nato YouTube, sono nati social network, che ci danno più una accoglienza, una creatività, una separazione. Uniti, esatto. Sì. Allora, ci fermiamo un attimo con una canzone, parleremo ancora di calendario Maya, perché devi parlarci anche di alcune previsioni che hanno fatto i Maya, che in realtà si sono poi avverate, e cosa ci possiamo attendere, insomma, in questo prossimo futuro. Simple Plane su Aldebaran, quando stiamo parlando con Marco Fardin di calendario Maya e di questa importante rivoluzione di coscienza che avverrà e sta avvenendo proprio in questi giorni. Quindi ricordiamo che il calendario Maya non ci dice che finirà il mondo e finirà l'umanità, ma che l'umanità si trasformerà e riuscirà a vivere finalmente in pace e in concordia l'uno, giusto? Senza differenze né di classi sociali né di razze, insomma. Sì. E questo appunto è quindi preannunciano una sorta di paradiso. Ma hanno già previsto dal calendario Maya delle cose che sono già avvenute per riuscire a vedere se insomma dicevano la verità? Sì. Allora, i Maya erano anche ottimi astronomi e hanno fatto delle previsioni, cioè, migliaia di anni fa, di eclissi solari e lunari che sono poi avvenute successivamente. Ma per quanto riguarda il discorso che stiamo facendo oggi sulla coscienza, possiamo utilizzare alcune previsioni di Carl Johan Kalleman, che è l'autore svedese che lo ha interpretato il grande ciclo. E, tanti anni fa Kahneman, in base al calendario Maya, ha fatto un paio di previsioni veramente incredibili, ovvero che i paesi cosiddetti orientali, che corrispondono all'emisfero femminile del cervello, dopo il 99 sarebbero del globo sarebbero diventati forti. E così è avvenuto. Ad esempio la Cina e l'India, fino a pochi anni fa, non so se le persone si ricordano, prima del 99 erano paesi poveri, non avevano prospettive, invece adesso nel 2011 abbiamo il pareggio tra Cina e Stati Uniti. Oppure un'altra previsione, questa veramente forte, fu quella della crisi economica del 2008. Ogni onda, ogni livello del calendario Maya a sua volta è divisibile per 13 periodi di tempo che si chiamano le 6 notti e i 7 giorni. Non sono giorni e notti reali, ma sono periodi di tempo. E Kahneman aveva previsto che nella quinta notte, che è sempre il periodo dove c'è una distruzione, quindi nel 2008 all'incirca, ci sarebbe stata la crisi economica, e la sua previsione è proprio precisa, gli indici di borsa sono proprio precisi in base al calendario Maya, e poi ha tantissime altre previsioni. Per quanto riguarda invece il nostro ciclo, che va dal 9 marzo 2011 al 28 ottobre 2011, da ieri, dall'11 ottobre, siamo nell'ultimo di questi 13 periodi, il settimo giorno. Nella nostra notte? Non abbiamo più notti, abbiamo finito le notti, le notti sono solo 6, i giorni sono 7, quindi abbiamo un'evoluzione di coscienza sempre. E dal 10 ottobre, cioè da 2 giorni fa, abbiamo finito con le notti. Quindi adesso siamo nel settimo giorno dell'ultima onda, che è quella dell'unità. Quindi nel settimo giorno tutto matura. Tutto ciò che è stato sotto in questi mesi uscirà allo scoperto. I tre temi principali dell'unità sono l'unità della politica, l'unità nell'economia e l'unità come atomo, come energia nucleare. Quindi questi tre temi matureranno con quello che può sembrare caos agli occhi esterni, ma invece è il passo necessario per fondare poi una nuova civiltà. Questa nuova civiltà quindi accadrà comunque piuttosto rapidamente o non Non possiamo sapere dopo, perché il tempo avrà un altro senso. Ci sarà l'energia possibile per realizzarla, questo dipende da ognuno di noi, ognuno nel suo piccolo, nel suo grande può partecipare a questo nuovo mondo che sta per nascere. Alcune persone dicono che ci sarà un cambiamento, diciamo così, piuttosto violento, perché grumi di potere non vorranno mollare il potere. Questo io non so dirlo, posso solo dire che l'energia cosmica, perché viene in tutto l'universo, per l'unità sarà presente. Sì. Adesso non è presente, quindi adesso è impossibile fare dei cambiamenti. Con un salto quantico di coscienza, dal 28-29 ottobre questa energia ci sarà, e quindi avremo tutto il tempo per poter ristabilire, insomma, nessuna catastrofe, nessun meteorite che ci colpirà.
niente di tutto questo. Ok, insomma. Però insomma la possibilità invece di poter cambiare davvero il mondo, come si dice sempre, no? Come è possibile. Si predica, che però adesso c'era proprio un po' impossibile proprio per... Cioè, è impossibile questa... perché veniamo da un mondo di separazione ed è quella l'energia nel calendario umano, la separazione, perfetto, che è servita a creare la tecnologia e tutte le altre cose. Insomma, per saperne di più, per seguire i tuoi articoli, per seguire tutte le varie giorno per giorno che cosa hanno previsto i Maya, si può andare sul tuo sito, giusto? Sì. www.coscienzacreativa.com, tutto in italiano, sì. E potrai quindi, si potrà leggere e approfondire questo discorso del calendario Maya. Ultimo messaggio, vuoi lasciarlo? State sempre nell'unità interiore e non abbiate paura di essere voi stessi. Grazie, grazie Marco Fardin, grazie. E grazie anche a Maya. Questa era